Ciao a tutti e bentrovati. In questo secondo tutorial per presentazioni Google andiamo a vedere come completare l'attività. Solo che questa volta lo faremo, vi ricordate che nel primo tutorial abbiamo condiviso l'attività con quell'altro signore? Bene, adesso partiamo da quell'altro signore. Perfetto, quindi andiamo su a Pro Edge, sempre. Ecco, qui mi trovavo con il secondo account per la verità, FabrizioMuccinelli.2, quindi adesso vado subito sul primo account, cioè quello con cui è stato condiviso la presentazione Google. Oh, ecco, quindi vado sempre su Drive. Vedete, vado su Condivisi con me. E mi trovo giustamente un viaggio nel Mediterraneo da chi mi è stato condiviso. Vedete, mi è stato condiviso da Fabrizio Muccinelli, dall'altro Fabrizio Muccinelli. Quindi posso, diciamo, cliccare qui dentro. Ecco, e mi trovo esattamente nella stessa identica situazione in cui si trovava quell'altro signore che me l'ha condiviso, quindi posso continuare tranquillamente a lavorare. Lo farò velocemente, aggiungo per esempio una diapositiva, posso, ecco, se succede una cosa del genere che diciamo si fa un errore, basta tornare qui e fare clic qua per annullare. Quindi posso duplicare questa diapositiva, vedete, faccio qui, vado su diapositiva, duplica diapositiva e a questo punto cancello però tutto, lascio stare questo e faccio clic su, per esempio, questa è Marsiglia, l'immagine di Marsiglia, copia, vado qui e incollo, sono stato velocissimo, ho fatto Ctrl V, ingrandisco un pochino l'immagine di Marsiglia. E posso scrivere qualsiasi cosa al porto. Beh, innanzitutto qui scriveremo ovviamente a Marsiglia. Da vedere. Da vedere. Il porto. E ora devo andare piuttosto veloce e tante altre cose, naturalmente, e tante altre cose. E fin qua ci siamo a Marsiglia. Solo che adesso faccio una cosa interessante. Supponiamo che mi sia stancato di lavorare e come vedete io non faccio assolutamente niente, non salvo nulla. Vedete? Non salvo nulla. Dico ciao, mi sono stancato di lavorare. Chiudo. Chiudo. Quindi nel mio Drive non c'è nessun, cioè ci sono i documenti recenti che mi sono mostrati qui, però in realtà questo file sta all'interno del viaggio nel Mediterraneo e quindi vado a cambiare account. O meglio ancora chiudo, così ci troviamo nella situazione di partenza. Riparto, vedete, vado sull'account iniziale, quello che aveva creato il documento, per capirci. E che lo aveva condiviso con quel signore che ha aggiunto una slide, e ora torno qui su Drive. Questa volta, vedete, nel mio Drive c'è un viaggio nel Mediterraneo. Io mi aspetto, siccome ha chiesto all'amico di aggiungere una slide, mi aspetto che ci sia una slide in più. Ecco, infatti c'è una slide in più. Benissimo. Allora, velocemente posso aggiungere un'ultima slide, poi lascio a voi il divertimento, quindi duplica diapositiva e a questo punto diciamo che potremmo andare a Barcellona. A Barcellona, ingrandisco un pochino, a Barcellona da vedere, ad esempio il porto sicuramente. Poi la Sagrada Famiglia. Questo facciamo così, la rimpicciolisco un pochino. Qua il Museo Gaudì, poi il Museo di Picasso e tante altre
cose. Benissimo. Ora faccio una cosa molto interessante. Guardate, su questa seconda diapositiva vado a fare una cosa nuova. Inserisci un link. Però prima di mettere un link devo andare a inserire una freccia. Guardate un po' che cosa faccio. Quindi vado a inserire una forma e precisamente una freccia e questo tipo di freccia qui. Ecco. Poi questa freccia la posso riempire come voglio, per esempio la potrei riempire così adesso. Ecco. Questa freccia, su questa freccia, vediamo che non c'è sulle altre diapositive, ma solo su questa diapositiva. Su questa freccia ci clicco sopra e poi vado a fare inserisci. Ecco, vedete, diventa lavorabile in effetti il link, cioè il collegamento. E ora mi dice questo link, questo collegamento, a chi lo vuoi, diciamo, riferire? Dove vuoi andare a finire con questo collegamento? Potrei metterci tranquillamente, non so, un URL, cioè un sito web, potrei metterci www.google.it, ad esempio, potrei metterci www.wikipedia.it, eccetera, eccetera. Potrei metterci qualsiasi sito, oppure clicco qui, diapositive, in questa presentazione, e in particolare voglio tornare alla prima diapositiva. Poi faccio clic su Applica. Bene. Viceversa, su questa diapositiva, su questa immagine, faccio clic, vedete, me lo trovo anche qui, e vado a cliccare, quindi clic sul link dove voglio che vada a finire nella diapositiva numero 2, che è questa, e applico. Questa bella freccia che io ho adesso a disposizione, posso andare a copiarmela, quindi posso fare cliccarci sopra, tasto destro e posso fare copia. Vado qui sulla seconda diapositiva, tasto destro e faccio incolla. Vado qui nella terza diapositiva, nella quarta, scusate, tasto destro e faccio incolla. Benissimo. Oh, adesso qui sono nella prima diapositiva e vado a fare clic sull'immagine di Marsiglia. Faccio clic su link collegamenti. E vedete, Marsiglia sta alla diapositiva 3, quindi vai alla diapositiva numero 3 e faccio applica. Poi abbiamo la Sagrada Famiglia, applico il link di diapositiva in questa di presentazione, vai alla diapositiva numero 4, che è l'ultima, e applica. Ho fatto questo, finalmente, non c'è bisogno di salvare, questo lo sapevamo già. Dunque, qui abbiamo il link, lo vedete? Qui abbiamo un link, lo vedete qui, abbiamo un link, lo vedete qui e qui non abbiamo nessun link perché non compare nulla. Qui abbiamo un link, vedete, prima diapositiva, qui clicco sopra, va alla prima diapositiva, qui clicco sopra e va alla prima diapositiva. Quindi che cosa faccio adesso? Finalmente faccio visualizza, avvia presentazione. Benissimo. Mi è partito dalla prima presentazione, dall'ultima diapositiva, quindi posso andare indietro. Qui, vedete, ora clicco qui su Roma e vado ai preparativi. Oh. Se io clicco da qualsiasi altra parte, mi va alla terza diapositiva, alla terza slide. Vedete, cliccando qui nel bianco o nella fotografia da qualsiasi parte, va avanti, Barcellona. Ok. Posso andare indietro con pagina su, vedete? O con freccia su. Posso andare avanti con pagina giù o con freccia giù. Ma la cosa interessante è che io posso tornare indietro facendo clic semplicemente alla prima diapositiva con le frecce. E la cosa ancora più interessante è che posso andare direttamente qui alla Sagrada Famiglia, vedete Barcellona. Sì, qui però ho fatto una cosa, un errore piuttosto grande che vado a sostituire subito, quindi clicco Esc. Qui non ho modificato questa fotografia, invece dovevo modificare questa fotografia, rimedio subito. Ctrl C, Ctrl V. Ecco, elimino il link qui, perché avendo copiato l'immagine ho copiato anche il link. Ecco.
Interessante anche vedere gli errori che capitano perché poi dopo si vede anche come rimediare a questi errori, quindi mi fa molto piacere che sia successa questa cosa. Non c'è bisogno di salvare, quindi ripeto adesso, andiamola a vedere, visualizza via presentazione. Sono qui, vedete, clicco qua, clicco sull'immagine di Barcellona e torno a Barcellona. Clicco qui, vado sulla prima pagina, clicco su l'immagine di Marsiglia, ecco, vado a Marsiglia, torno indietro, clicco su Roma, vado a Roma, torno indietro e così via. Diciamo, abbiamo terminato questo secondo tutorial e già siamo in grado di muoverci, di creare immagini, cioè di inserire immagini, inserire testi, inserire collegamenti. Esportare in PDF, esportare in PowerPoint e condividere con altre persone il lavoro svolto. Nel prossimo tutorial vedremo ancora qualcosina, diciamo, su qualche strumento un pochino più fine, tipo le transizioni o altre cose. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial.